Get by. Che cosa significa questo phrasal verbs? Ciao, sono Monica di Impara l'inglese con Monica.com e nella lezione di oggi voglio svelarti il significato del phrasal verb che ho scelto per te per questa settimana. Get by significa cavarsela, solitamente cavarsela con poco o meglio sopravvivere, come in queste frasi di esempio. Alicia earns 300 euros a month. How can she get by? Alicia guadagna solo 300 euro al mese, come fa a sopravvivere? Oppure, I can't get by without my pay. Non posso sopravvivere, non posso cavarmela senza il mio stipendio. Bene, per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima lezione con un nuovo phrasal verb. E nel mentre ti invito a provare a fare una frase in lingua inglese che veda come protagonista il phrasal verb della lezione di oggi. A presto!